abbiamo questi cali di attenzione, è capitato anche in altre situazioni. La partita è stata combattuta nel primo tempo, siamo stati anche molto bravi nel guadagnare campo, nel creare situazioni, dovevamo essere più cattivi, più decisi per magari fare anche il secondo gol. Il problema, non riesco proprio a spiegarmi questo approccio al secondo tempo che è stato molto blando, molto remissivo. Abbiamo perso contrasti, abbiamo perso palla che non si doveva assolutamente perdere. Abbiamo chiaramente concesso profondità a questa squadra, che è una squadra che, come l'avevamo detto alla vigilia, gioca molto la palla, ci stimolava molto al lavoro difensivo. Chiaramente siamo stati molto molto ingenui, perché non ci possiamo assolutamente permettere di rientrare in campo a inizio secondo tempo con poca cattiveria, diciamo così. Questo ci è costato caro oggi, perché poi abbiamo cercato di riprendere la partita, però loro si sono difesi molto bene ed si è fatta difficile per noi. È importante il lavoro dei quinti, per noi è importante sia in fase di pressione, perché comunque sono quelli che abbiamo, diciamo, sugli esterni, devono pressare alte, sia in fase di palleggio, lo facciamo già, l'abbiamo sempre fatto bene, chiunque viene qua comunque sa che abbiamo questa idea di calcio e che deve comunque partecipare allo sviluppo della manovra, e quindi è normale che l'arrivo di due giocatori che hanno queste caratteristiche rafforza quello che già siamo, insomma. Oggi questa partita è figlia della partita scorsa, cioè il primo tempo tirare i remi in barca a 20 minuti non mi piace. L'abbiamo fatto la scorsa partita, avevamo iniziato benissimo, quindi oggi ho spinto la squadra ad andare oltre. Devono andare oltre, per me si vince se si fa qualcosa in più dell'avversario, e noi dobbiamo sempre cercare, sia in fase di possesso e non possesso, di fare qualcosa in più. E quindi oggi siamo felici per questa vittoria, e se mi permettete, adesso sto parlando di vittoria, io la squadra l'ho già fatta in campo, io e lo staff e comunque tutta la famiglia del Cosenza Calcio, la dedichiamo a Luca Bittante, che tornerà sicuramente presto a giocare, quindi lunedì si opera e quindi siamo al suo fianco sempre. Ma dobbiamo guardare gara dopo gara, un girone di ritorno difficilissimo. Noi, quello che dicevo, quel percorso di crescita non l'ho mai abbandonato, non ho mai tolto la testa da quello che voglio che la squadra deve essere. Ho la fortuna di avere ragazzi che mi spingono ad andare oltre pure loro, quindi questo è un qualcosa in più. Quindi è normale che i momenti, noi, i risultati negativi possono portare scoramento alla piazza, a chi giustamente giudica, e ci sta. Ma io non devo mai scoraggiarmi, anzi, devo cercare di arrivare con le prestazioni ai risultati.